Buongiorno e bentornati a Cosi con questo nuovo video. Oggi farò un video vlog. Parleremo, mostrandovi anche una ricetta, dei gnocchi di patate. Come si fanno dei gnocchi di patate? Oggi questa sarà una ricetta e un videovlog dove vi farò vedere, oltre alla mia giornata, così una ricetta. Così, visto che siamo al 1° marzo, iniziamo piano piano a fare qualche videovlog e in qualche maniera farmi passare le giornate. Intanto che faccio colazione, vi spiego più o meno la ricetta di come la faccio io. Allora, per fare i gnocchi di patate abbiamo bisogno, intanto che faccio colazione, preparate questi ingredienti. Preparate un chilo e tre di patate Kennebec, che sono perfette per fare i gnocchi di patate e fare i tortelli di patate. 300 g di farina, 70-80 g di fecola di patate, che dopo vi spiegherò il motivo di perché della fecola di patate. 3 uova intere, sale, pepe e noce moscata. Intanto mettete le patate a cuocere. Allora, potete cuocerle o con la buccia, ben lavate, le mettete in acqua e le fate cuocere con la buccia, che ci vorrà un'oretta, un'oretta e un quarto. Oppure le pelate e le lasciate intere, meno acqua assorbono e meglio è. Oppure, se avete fretta, pelate le patate, le tagliate a pezzettoni e le mettete in acqua. Ci mettete dentro un po' di sale, acqua fredda, e le fate partire da zero. E dopo, da quando bollono, calcolate più o meno 45 minuti. Dopo dovete sentirle, ovviamente, se sono morbide o sono ancora dure. Meno acqua assorbono, così sono perfette anche da schiacciare e stendere sul tavolo, e anche durante l'impasto non risulta tanto bagnato. Quindi più o meno dovreste fare in modo che le patate risultino più o meno un chilo schiacciato per questa ricetta qua. Un chilo cinquanta, 1,1 kg, non succede niente. Una volta che le patate sono cotte, le andiamo a scolare. Andiamo a schiacciare le patate sul tavolo, ben pulito e ben disinfettato. Le cospargiamo, non per tutto il tavolo, però tipo una schiacciata la facciamo per iniziare, e dopo di fianco andiamo a schiacciare le altre patate. Una volta che abbiamo schiacciato tutte le patate, prima lasciate raffreddare un attimino l'impasto, non tanto, perché sennò la patata inizia a indurirsi e a crearsi un grumo all'interno dell'impasto. Quindi fate raffreddare le patate. Andiamo a mettere farina e fecola su tutto l'impasto, sale, pepe e noce moscata, e più le 3 uova, e andiamo a mescolare subito. Una volta che state impastando, l'impasto deve risultare liscio e omogeneo. Aiutatevi con delle spatole, tipo a girarle se si attacca sul tavolo eccetera, perché un po' si attaccherà. Se vedete che l'impasto vi risulta un po' troppo bagnato, aiutatevi con la farina, metteteci un po' di farina, un po' alla volta. Dopo la lasciate riposare un attimino. Non metteteci 800 g di farina, mettetene una spolverata ogni tanto che andate a impastare. Quando la mettete da parte, metteteci un velo di farina sotto, metteteci l'impasto sopra, un filo di farina sopra. Dopo lo lasciate riposare un attimino. Intanto preparate una padella con l'acqua e sale, la fate bollire con l'aiuto di un coltello, o se avete la fortuna di quelle spatole lunghe e lisce per andare a tagliare l'impasto, e dopo creare delle file che dopo andiamo ad arrotolare, non tanto fini, ma più o meno un centimetro, presso a poco, 1,5 cm grossezza del rotolo. Andiamo a tagliarlo. Una volta che avete tagliato gli gnocchi, andate a prenderli con un piatto o con un vassoio, quello che avete. Ci mettete sempre la farina, una spolverata, giusto per non fare in modo che non si attacchino, e andate a buttarli nell'acqua. Una volta che vengono a galla e li abbiamo fatti cuocere un minuto e mezzo con l'acqua bella in ebollizione, andiamo a raffreddarli. Ci sono due modi: si possono raffreddare o in una bacinella con acqua corrente fredda che stoppa subito la cottura del gnocco, oppure li mettiamo su un altro vassoio dove andiamo a colarli dall'acqua bene bene, e andiamo a metterli sul vassoio con un filo di olio. Gli andiamo a dare una scollatina, e in modo che non si attacchino i gnocchi tra di loro e sul vassoio. Quindi lo gnocco deve risultare non molle, non troppo duro, che se no lo tirate contro i muri e spacca un muro, ma deve essere di consistenza giusta, che voi sentite proprio lo gnocco, non troppo duro né troppo mollo che si spappola già anche dal momento in cui lo scolate dall'acqua. Quindi deve essere una cosa di consistenza. La fecola serve apposta per non fare in modo che lo gnocco risulti troppo mollo, e vi aiuterà un sacco se non siete capaci di fare gli gnocchi. C'è gente che usa la farina, solo farina, e sentite nell'impasto il sapore della farina. Quindi usate
infatti la fecola, che è in sapore e in odore e vi aiuterà nell'impastare gli gnocchi e a farli risultare di consistenza perfetta. Ovvio che se usate solo ed esclusivamente la fecola, come per esempio per i sughi di carne, quando andate a legarli con acqua e fecola, o maizena in quel caso lì dei sughi, ma in questo caso noi usiamo la fecola di patate perché è lo stesso estratto della patata, che non cambia assolutamente niente e vi aiuterà un sacco. Quindi adesso ho finito di far colazione, vado a fare la spesa, vi farò vedere come si fanno gli gnocchi di patate. Bene, giacca messa e adesso andiamo a fare la spesa. Bene, spesa fatta. Bene, adesso metto a posto la spesa che ho fatto e dopo iniziamo con la ricetta. Ok, siccome mi serve questo spazio qua, andiamo a... E voilà! Adesso è abbastanza ordinato. Ci servirà la padella dove andremo a mettere dentro le patate tagliate, pelate, che per questione di tempo io lo farò così. Andiamo a prendere le patate. Ok, e adesso le andremo a pelare. Più o meno 1,2 kg, 1,150 kg. Comunque dopo le andremo a pesare una volta che abbiamo finito di cuocerle. Ok, una volta che abbiamo pelato le nostre patate, siamo su 1,2 kg circa, le vado a lavare bene bene e le vado a tagliare a pezzetti. Le vado a inserire in una padella, ci mettiamo dentro l'acqua, un pizzico di sale e le mettiamo a cuocere. Ok, le patate le abbiamo messe a cuocere, adesso le metto coperchio così bolle prima e facciamo passare circa 55 minuti. Intanto possiamo andare a pesare il resto degli ingredienti. Ok, andiamo a pesare 300 grammi di farina, ok, più 70-80 grammi di fecola di patate, perfetto, e lo mettiamo da parte. Dopo andiamo a prendere le nostre uova, 3 uova, e dopo ci prepareremo il sale, il pepe e la noce moscata e lo schiacciapatate. Bene, adesso che le nostre patate sono pronte, le andiamo a scolare e dopo le andiamo a schiacciare col nostro schiacciapatate e le andiamo a stendere sul nostro tavolo da lavoro. Intanto sto scaldando altra acqua per andare a cuocere i nostri gnocchi una volta che ho preparato l'impasto. Bene, una volta scolate, adesso le andiamo a schiacciare. Bene, una volta che abbiamo schiacciato le patate, le faccio raffreddare un attimino, leggermente, e intanto ho messo sulla padella con l'acqua per andare a cuocere i nostri gnocchi, al momento quando sono pronti. Ok, adesso iniziamo ad andare a mettere il sale, il pepe, la noce moscata, la farina, la fecola e infine le uova e andiamo a impastare velocemente. Quindi sale, pepe e noce moscata. Ok, proprio un pizzico, un po' di noce moscata, un po' di pepe. Ok, e adesso andiamo a mettere la nostra farina e fecola. Mescoliamo leggermente da metterlo su tutto l'impasto. E ok, andiamo. Ok, e adesso andiamo a mettere le nostre uova. Ok, e risulterà così. E adesso andiamo a mescolare il tutto. Ok, questo è l'impasto. Andiamo ad aggiungere un po' di farina perché è un po' umido, un po' alla volta, e lo andiamo a impastare fino a quando non diventa abbastanza liscio. Se vedete che l'impasto continua a risultare mollo, aggiungeteci ancora 100-200 grammi di farina fino a quando risulta così. Dopo facciamo delle listarelle così, le andiamo a rotolare e dopo facciamo dei pezzetti, facciamo delle strisce così e dopo le andiamo a tagliare con pezzettini così, circa di 2 cm, 1 cm. Ok, questi sono i gnocchi, questi sono gli gnocchi in cottura e questi sono gli gnocchi raffreddati. Bene, questi sono gli gnocchi che ho mangiato anche oggi un po' a pranzo. Adesso li ho messi via con un filo di olio per non farli attaccare, li ho mescolati e li andiamo a deporre in frigo. Li possiamo anche congelare stendendoli bene sui vassoi e metterli in congelatore. Anche se l'impasto vi risulta molle, non preoccupatevi perché quando li mettete a bollire in acqua, dopo, se avete fatto la fecola giusta, inizia a tirare e lo gnocco resta bello, né troppo duro né troppo molle, resta proprio una via di mezzo, come, cioè, si riesce a mangiare benissimo. Bene, dopo aver finito di pranzare, ho lavato i piatti, le padelle, ho pulito i fornelli, i lavandini,
adesso sto pulendo per terra, bagno e dopo vado a farmi una pedalata, penso. Se non viene troppo tardi. Alla fine, per pulire il pavimento, uso il robotino, così almeno pulisco tutta la casa. E adesso, e voilà! Adesso andiamo a farci un bel allenamento, tranquilli e beati. Ho messo anche l'invernale, perché oggi è una giornata molto molto fredda. E dopo vediamo cosa fare. Sì, diciamo che la bici devo lavarla, finché le strade sono brutte, aspetto. Bene, sono appena tornato da bici, adesso mi cambio, faccio merenda, un bel panino con la Nutella e il cappuccino e dopo mi faccio la doccia. E direi che per oggi questo vlog può finire qua. Quindi se vi è piaciuto lasciate un bel like che mi renderebbe veramente felice, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un commento se questo tipo di vlog vi potrebbero piacere e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!